denti e problemi dei denti. E quindi, insomma, avremo questo relatore d'eccezione, che è il dottor Paolo Ferro, veterinario della meravigliosa Sardegna, che ci delizierà con delle notizie particolarmente interessanti, perché quando lo sento parlare io sempre rimango incantata perché racconta delle cose meravigliose. Se avete già direttamente delle domande da fare, potete incominciare a farle. Lui farà un discorso introduttivo sulla, ovviamente sull'importanza, su quali sono i problemi principali che i denti si possono andare incontro, però ovviamente Pasquale Vecchioni ha detto ciao, e poi ovviamente vi siete liberi di fare tutte le domande, io lo interrompo parlando e mostrerò la domanda in modo che possiamo leggerla tutti quanti insieme. Per chi poi si collegherà sul nostro canale YouTube, invito tutti quanti a iscrivervi anche al gruppo Dogs Health, cura della salute dei cani in maniera naturale, in modo da poter seguire le dirette in diretta e non soltanto in differito. Paolo, io direi che possiamo incominciare perché siamo già un buon 9-10 persone e gli altri incominceranno. Antonietta, buonasera e buonasera a voi. Buonasera a tutti, sono, come diceva Silvia, sono un medico veterinario, mi occupo anche di denti e niente, stasera faremo una chiacchierata così su quelle che possono essere, non dico le patologie principali, ma quantomeno l'ABC del dentale. Va bene. Quindi una delle domande che vengono fatte in ambulatorio molto frequentemente, quasi quasi i proprietari si stupiscono del fatto che i loro cani, i loro animali possono perdere i denti. E loro li perdono esattamente come succede a noi, cioè nel senso che hanno dei denti considerati che vengono, si chiamano denti da latte, che dopo un certo periodo vengono persi per dare spazio a quelli che sono i denti definitivi che accompagneranno l'animale per tutta la vita, salvo traumi o salvo come dire, situazioni legate magari a una cattiva cura dentale. Niente, i denti dei cani sono più o meno come i nostri, cioè nel senso che ci sono degli incisivi che sono quelli frontali, lateralmente ci sono, ma sempre frontalmente diciamo i canini, e poi cominciano i premolari e poi i molari in fondo. Chiaramente sono denti che hanno la loro funzione, gli incisivi per incidere, i canini generalmente servono o quantomeno servivano per tenere la preda, e poi fra i premolari e i molari viene fatta una frantumazione del ciglio e quindi una masticazione generalmente sommaria, non è mai una masticazione vera e propria. Un'altra domanda che viene fatta molto, molto frequentemente è come possiamo fare a curare, a pulire i denti. Allora, faccio un passo indietro. I denti dei cani andrebbero puliti e curati come quelli dell'uomo, quindi come i nostri, quindi andrebbero spazzolati più o meno regolarmente. Questo per rimuovere quella placca che si deposita sui denti regolarmente dopo ogni pasto. La placca non rimossa che resta praticamente attaccata sul dente, mineralizzandosi diventa tartaro. Chiaramente è un processo devastante per i denti, per i denti e per le gengive e per le bocche dei nostri animali. Perché? Perché scegli, noi siamo più belli, guarda, io mi sono fatto la tinta, come vedi, riflette anche, quindi insomma, speriamo di avere. Quindi stavo dicendo, una delle cause principali della perdita dei denti nei nostri animali è proprio la formazione, diciamo, di questo tartaro che porta anche al deposito, diciamo, questo all'accumulo di tartaro e una quantità enorme di batteri. L'odore che noi sentiamo molto spesso in ambulatorio quando apriamo le bocche dei nostri animali è dato dalla presenza di colonie di batteri all'interno della bocca e soprattutto in quelle che sono le sacche gengivali, quindi fra la gengiva e il dente,
E lì praticamente la proliferazione dà quell'odore terribile. La pulizia dei denti come va fatta normalmente? Allora, in commercio ci sono e si trovano abbastanza facilmente ormai in qualsiasi negozio degli spazzolini. Adesso non so se si vede, a me. Sì, si vede, si vede. È uno spazzolino regolare, piccolino, con una testina molto piccola da questa parte e da questa parte un po' più grande, perché dipende chiaramente dalla mole del cane, e lo spazzolino va usato esattamente come nostro, cioè nel senso dalla gengiva verso la punta del dente. Cioè, quindi io qua c'ho un dente, la parte superiore è la radice. Silvia ride perché sa di chi è questo dente. quindi la spazzolatura del dente va fatta dalla parte diciamo alta, da contatto con la gengiva, verso il basso, più o meno come succede con i nostri denti. Non fate questo lavoro perché andate a irritare praticamente la gengiva. Tenete presente che separazione linea tra questa parte bianca e questa parte scura è una linea importante, cioè nel senso questa è la parte del dente che noi vediamo nella bocca del cane, questa è la radice, cioè praticamente la parte che resta all'interno dell'osso mascellare o mandibolare, che poi attraverso il legamento parodontale praticamente viene sospeso, viene tenuto praticamente in situ. Quindi noi abbiamo questo dente e lo spazzolino viene utilizzato in questo modo. Mi viene invece una domanda, Paolo, scusami, perché hai parlato di legamenti. Qualcuno vuole sapere di chi è il dente, non si può dire, perché penso che sia No. A parte questo, che è ovviamente una battuta, hai parlato di legamenti. Spesso sì. E volentieri le persone non sanno che esistono dei legamenti e che quindi questi devono essere anche loro in qualche modo ginnasticati. Come è possibile e perché è importante? Beh, chiaramente è assolutamente importante, cioè il dente non è diciamo infisso nell'osso in maniera statica. Diciamo che il legamento è un po' come se fosse una specie, consideriamo di ammortizzatore, cioè serve a, come dire, in qualche modo a limitare o a smorzare eventuali traumi. E una delle funzioni più importanti è quella di tenere praticamente il dente attaccato all'osso. Quindi fra il dente e l'osso c'è questo legamento parodontale che ha questa funzione qui. È chiaro che è un legamento, quindi va magari fatta cioè è chiaro che noi non possiamo intervenire in maniera diretta sul legamento, però possiamo fare sì che i nostri animali, masticando per esempio dei giocattoli di gomma, che chiaramente non devono essere rotti, che non devono essere ingoiati, delle ossa di cervo per esempio, frammenti di corno di cervo, quelli possono aiutare un attimino a fare questa ginnastica. Hanno chiaramente una funzione, questi giocattoli, però relativa, di pulizia, cioè hanno un'azione, una minima azione abrasiva, va bene, sui denti, sulla superficie dei denti. Tenete presente che però la pulizia è importante perché ci sono fra diciamo il dente e la gengiva, ci sono delle sacche che andrebbero mantenute sempre pulite, perché è lì che vanno batteri, lì che vanno frammenti di cibo, va bene? E la pulizia dei denti è fondamentale, quindi la prevenzione con lo spazzolino è chiaramente la cosa che può fare qualsiasi proprietario in casa. Va fatta da giovane, cioè nel senso che va abituato l'animale fin da piccolino a questo che deve essere considerato un gioco, e va fatto con una frequenza almeno 2 volte, 3 volte alla settimana. L'ideale sarebbe dopo ogni pasto, come per noi, ma chiaramente è impossibile. Ecco, ci vediamo ancora perché abbiamo già 3 domande che sono coerenti con quello che stiamo dicendo. Allora,
Scherzi a parte, è un argomento molto interessante. Pongo una domanda. Mio marito, una volta al mese, con cautela e con mano leggera, con una limetta di cartone per unghie, gratta un po' i denti ad Ingrid. Purtroppo il movimento orizzontale non come suggerito. La bocca in questione è di un Doberman che mangia a casalingo. Secondo lei può fare danno? Grazie. Sì, decisamente sì. Decisamente sì. Il discorso qual è? Il dente ha una sua protezione esterna, chiamiamola così, cioè quella che noi vediamo lo smalto, è una forma di protezione, diciamo, con la limetta di carta, chiaramente, si va a limare una porzione di smalto. Però il problema è che non si sa quanto se ne toglie, e due, si rimuove quella che è una struttura fondamentale del dente. Poi non serve, onestamente, cioè se si utilizza uno spazzolino come quello, anche come questo, da infilare nel dito, va bene, e anziché farlo una volta al mese, lo si fa una volta alla settimana, si raggiunge sicuramente lo scopo cioè si raggiunge il risultato sicuramente in maniera migliore. Il dente va spazzolato frequentemente e non bisogna utilizzare prodotti fortemente abrasivi, quindi una limetta è assolutamente da evitare. Esatto, c'è un'altra domanda. Allora, io non ho mai lavato i denti dei miei carlini, ma ho sempre utilizzato Dentastix o similari. Attualmente utilizzo uno snack a base vegetale. Funzionano? Allora, io posso dire... Rispondo per il Dentastix dicendo che in realtà molti cani non li tollerano, che addirittura vanno in diarrea con queste cose. Altri sì, però nella maggioranza delle volte non si sa che cosa c'è dentro, per cui anche se li vendono spesso, ecco. Annalisa, che è la nutrizionista del gruppo, ci ha dato indicazioni dicendo, per esempio, che se tu gli dai da mordere un finocchio alzi anche il pH e quindi migliora la situazione. E a questo punto lascio rispondere però all'esperto, perdonami l'intrusione. Vai. Allora il Dentastix risponde esattamente a una richiesta di mercato, cioè nel senso i proprietari chiedono cosa possono utilizzare, e quindi Dentastix o qualsiasi altro prodotto è stato creato apposta per colmare questo vuoto. Il Dentastix è un po' come se noi andassimo a sostituire lo spazzolino da denti con una chewing gum, va bene? Quindi non ha una funzione pulente straordinaria, nella maniera più assoluta, ha una funzione, insomma, il cane lo mangia, il cane soprattutto lo ingoia fisicamente, quindi oltre a non avere una pulizia perfetta dei denti, quello che mi chiedo io è: diamo ai nostri animali questo Dentastix e esattamente non sappiamo bene di che cosa è. Quindi mettiamo sul piatto della bilancia il vantaggio che può avere l'utilizzo di un prodotto come quello rispetto agli svantaggi che si possono avere. La diarrea è uno di questi, va bene? Quindi poi viene data per tutta la vita dell'animale. Io non sono particolarmente favorevole, o quantomeno ci sono dei prodotti che possono essere considerati alternative al Dentastix, ma che sono naturali e che possono in qualche modo evitare di essere ingoiati, per intenderci, o quantomeno parzialmente. Ecco. Perfetto. Sì. Un'altra domanda, e quindi la risposta dovrebbe essere: che cosa fare se il mio carlino non si fa assolutamente pulire i denti? Capisco, non è semplicissimo. Allora a quel punto ci sono animali, a parte il carlino che ha una bocca particolare, così un po' come tanti... diciamo altri cani con bocche particolari e con respirazioni particolari, mi riferisco anche al bulldog francese, quindi cani che non è facilissimo aprire la bocca, infilare lo spazzolino, eccetera, eccetera, perché rischiano, non dico di soffocare, ma comunque possono andare a fare. Bisogna eventualmente dare dei prodotti, in questo caso, da masticare, ma roba naturale, come stavi dicendo tu, come dice giustamente Annalisa, per esempio il finocchio se lo gradisce, è un'alternativa. Stiamo parlando di alternative perché no. È un piano B, va bene? Quindi a quel punto certo. Se non si fa lavare, punto. Bisogna prendere in considerazione l'ipotesi della detartrase fatta in ambulatorio, perché va rimosso tutto il tartaro,
vanno misurate, controllate le sacche gengivali, controllati i denti e chiaramente va fatta importantissimo, dopo ogni detartrase è importantissimo che vengano lucidati i denti. Lucidati significa, questa è una coppetta da lucidatura, cioè qui viene messa della pasta da lucidatura e il motore fa girare, il micromotore fa girare questa roba qui e va a fare la lucidatura dei denti. Per lucidatura non deve intendersi una lucidatura a specchio come uno immagina, cioè i denti non vengono sbiancati. Allora, l'ablatore, che è una punta, lavora andando a creare delle, rimuovendo il tartaro, ma crea delle piccole micro lesioni sui denti. Queste piccole micro lesioni rendono la superficie dello smalto ruvida. Successivamente, su una superficie ruvida, chiaramente la placca aderisce con molta più facilità. Quindi la lucidatura serve a, con delle paste, chiamiamole abrasive lucidanti, serve a rimuovere quelle picchiettature che lascia l'ablatore. Va bene? E quindi a rendere la superficie un attimino più liscia. Quindi questo è fondamentale. Quindi se non riesci a fare la pulizia quotidiana con lo spazzolino, provi a dare qualcosa di che lui gradisce, che possa masticando creare una forma di pulizia. È un po' un'alternativa, non dico un'alternativa, un po' l'azione del chewing gum o del dentastick, ma proviamo a dare qualcosa di più naturale, ecco, decisamente. Aggiungiamo che oltre per esempio al finocchio, che ha anche un'azione di deodorante, diciamo così, tra virgolette, si possono dare altri vegetali crudi, la zucca, la zucchina, la carota, molti cani. Certo, quello lì è un'alternativa, una buona alternativa. Esatto, tra l'altro se il pezzo è grosso, loro tenderanno a morderlo anche dalla parte anteriore. E quindi a pulire anche i denti davanti e poi lo masticano e quindi riescono a pulire anche i denti dietro. E poi abbiamo anche quella ginnastica, diciamo, che dicevamo prima, che non è da sottovalutare. Esatto, c'è un'ulteriore domanda, avrei una domanda: cosa si può dire a chi dice che mangiando casalingo e non crocchette aumenta il tartaro? Io pulisco i denti tutte le sere con un gel e spazzolino, in più do il corno di cervo, PS, ho un maltese e fino ad ora il vet è contento, grazie. Il vet sarà contento, ma mica tanto, perché ci avrà dei denti perfetti. Da quel punto di vista, no, voglio dire, mi sembra ottimale, cioè nel senso, mangia casalingo, pulisce i denti, è il peggior cliente che un veterinario possa avere, ecco, diciamo così. In realtà il commento era: le crocche in teoria dovrebbero far diminuire il tartaro? Assolutamente no, perché purtroppo... Esattamente il contrario, hanno una quantità di carboidrati molto alta e come tali quindi riescono a far proliferare molto meglio i batteri. Certo. I batteri ci sguazzano, ecco. Fermo restando che comunque l'alimentazione casalinga, lì dove per alimentazione casalinga non intendo dire metto un piatto di carbonara in più per il cane, no, cioè no. Significa seguire una dieta ben prescritta, bilanciata, che chiaramente possa andare a coprire quelli che sono i fabbisogni del cane, sia dal punto di vista calorico, ma soprattutto dal punto di vista delle percentuali delle proteine, dei grassi, eccetera, eccetera. Quella è l'alimentazione migliore in assoluto. A questa andrebbe poi la solita pulizia fatta con i denti, con lo spazzolino, che potrebbe essere molto molto utile. Ecco. Ecco, un'altra persona aggiunge: io uso queste spugnette che si attaccano alle dita, cosa ne pensate? Dipende dal potere abrasivo di queste spugnette che si attaccano alle dita. Io immagino che ipotizzo che siano questi, cioè più o meno questi. Allora, in commercio ci sono questi che a me non piacciono perché hanno una parte molto rigida e può creare lesioni all'interno della bocca, ma ci sono quelli che sembrano dei ditali di gomma e quelli non creano problemi e hanno una parte diciamo gommata che funge allo scopo. L'importante è rimuovere la placca. Chiedono se è possibile abituarli anche da adulti. Voglio dire, se lo si fa da giovani, da cuccioli, è molto più semplice, come qualsiasi altra cosa. Da adulti ci si deve lavorare, quello è il discorso. Il guaio qual è? Che
ci dicono giustamente, quando noi cerchiamo di insegnare qualcosa al nostro cane, la cosa migliore è dopo dare un premietto, e quindi, come dire, evitare che si morde la coda un po'. Esatto. Però voglio dire, bisogna trovare un giusto compromesso. Ecco. Allora, ovviamente dicevano che quando c'è da fare la pulizia dei denti c'è necessità di anestesia, e chiedono che cosa si può dire allora dello spazzolino ad ultrasuoni ad uso domestico. Allora, personalmente non ne ho mai visto uno, nel senso che il web è pieno di queste situazioni qui. Allora, uno, è impossibile riuscire a fare una detartrase con un animale sveglio. Allora, purtroppo, quando si parla di detartrase bisogna sempre prendere in considerazione il fatto che l'animale deve essere perfettamente, perfettamente addormentato, cioè deve essere sedato. Perché? Perché bisogna raggiungere fra dente e dente, bisogna fare la misurazione con le sonde, valutare se ci sono delle forcature, se ci sono dei denti rotti, bisogna rimuovere tutta la placca e tutto il tartaro che c'è, bisogna fare la lucidatura, e in alcuni casi bisogna fare anche le estrazioni, perché tutti i denti che ballano vanno estratti, c'è poco da fare, non è altro che un ingresso di batteri e vanno tolti. Quindi con una lucidatura a ultrasoni casalinga è impossibile raggiungere per esempio la parte dei denti che dà verso la lingua, cioè è improponibile, va bene? Quindi è purtroppo qualche cosa che qualcuno spera con questo di poter sostituire la detartrase fatta in maniera professionale, ma non è così. Purtroppo, non illudetevi, non è così. Infatti, ci sono degli spazzolini ad ultrasuoni che in casi estremi, quindi in cani che non possono assolutamente sopportare l'anestesia, cani particolarmente anziani, eccetera, allora ci possono essere condizioni estreme del genere, però la detartrasi fatta in anestesia dal veterinario non può assolutamente sostituire. Sono due cose diverse, capito? Due cose diverse. Cioè, esatto. La detartrasi deve essere quella, c'è poco da fare. Quindi ma a volte noi abbiamo, ci sono delle situazioni importanti dove abbiamo delle pinze particolari per rimuovere addirittura il tartaro, cioè la prima pulizia, la prima rimozione di tartaro, fatto con delle pinze, quindi con uno spazzolino a ultrasuoni, non è possibile. Ma poi, ripeto, non riesco a capire, cioè, come faccio un animale sveglio e cosciente a sopportare l'ultrasuono dentro la bocca, questa cosa che gli balla dentro la bocca. Decisamente è meglio questo o qualsiasi altra soluzione. Ecco. Allora, ti chiedono la prima detartrasi a che età viene fatta? Non c'è un'età, cioè nel senso che dipende da cane a cane e dalle cure che noi abbiamo dato ai denti del nostro cane. L'alimentazione è importante, però è chiaro che, voglio dire, non c'è un'età, non c'è una prima età. Io ben capita di vedere cani di 7-8 anni con dei denti perfetti, cani di 3 anni con denti devastati, distrutti. Vabbè. A che età va fatto? Allora, non, anche lì non c'è un'età ben precisa. Tenete presente che ogni qualvolta il cane viene portato a visita al veterinario per fare un vaccino, una delle prime cose che viene fatta è quella di controllare le gengive e le condizioni dei denti. Quindi, voglio dire, viene controllato più o meno, almeno una volta all'anno viene controllato. Poi è chiaro che se ci sono situazioni particolari il discorso cambia, però insomma, certo. Viene di massa a ogni vaccino. Saluto mio fratello, un saluto, ciao Gilberto. Ecco, dopo immagine. Allora, la mia carinina mangia solo riso con pollo, altra carne bianca, faccio bene, non stiamo parlando di alimentazione questa sera. Non ne ho idea. Parte per condividere la foto delle spugnette, va bene, molto bene, saremo lieti di vederla. Ecco, la parte dei denti che dà sulla lingua, la vedo dura da pulire, anche con spazzolino tradizionale però. Certo. È chiaro, è quello che dicevo io prima, però lo spazzolino tradizionale non li spaventa, capito? Non hanno una cosa che in bocca vibra, si muove, gioca, gira, eccetera, eccetera. Cioè è il mio dito e della mia mano e il cane ha fiducia in me, bene o male, riesco a farlo. Non è semplicissimo, non tutti i cani lo tollerano, per carità, cioè, quindi non, dipende da cane a cane, quindi non è improponibile fare un discorso valido per tutti i cani e per tutte le età. Quindi capisco perfettamente la difficoltà.
Però voglio dire, se riuscendo anche a fare la parte esterna, è già tanto, è già tanto. Certo. Oh, Paolo, faccio io un'altra domanda. Spesso e volentieri le patologie dei denti vengono sottovalutate e anche sottodiagnosticate. Esistono dei sintomi che ci potrebbero far pensare a una patologia dentale e non invece ad altri organi? Ah, beh, tipo... certo, sì. Una delle patologie che frequentemente vediamo in ambulatorio e che purtroppo molto spesso non vengono riconosciute da me è quella che si chiama la fistola odontopatica, cioè praticamente il cane poverino comincia con una fistolina sotto l'occhio, cioè con una specie di brufolino sotto l'occhio, va bene? Si pensa a un problema, una micosi, si pensa a problemi di qualsiasi tipo, quali, che cosa ne so, una puntura di insetto, eccetera, eccetera, ma questa cosa, si dà l'antibiotico, guarisce, tende a guarire, ma poi tende a recidivare con una certa rapidità. Quella in effetti è causata, va bene, allora questa è, non so se si riesce a vedere, purtroppo è trasparente, va bene. Allora, questa è la bocca di un cane, questa è la parte superiore, quindi la parte mandibolare non ci interessa, la parte mascellare, ed è causata, spero di non sbagliare, non so se si vede bene, da uno è giusto. Allora, è questa radice qua di questo premolare, che è una radice che tende a... creando problemi al solito, magari qualche granuloma, eccetera, eccetera, a sfondare questa parte qui, a fistolizzare. Quindi uno dei sintomi di questa cosa è proprio sotto l'occhio qui, va bene, che non è da non confondere con la lacrimazione, va bene, cioè è proprio una fistolina dalla quale esce del materiale che può essere sieroso, sieroso ematico, siero purulento, eccetera, eccetera. In quel caso, purtroppo, l'unica possibile terapia è l'estrazione del dente. L'estrazione è un dente, qui forse si vede, non credo, qua facciamo pubblicità, ma comunque è triradicolato, ha tre radici, quindi il dente va sezionato con le frese, prima poi fatta l'estrazione, chiuso, alveoplastica, eccetera, eccetera, e questa situazione viene risolta definitivamente. Chiaramente è una cosa da valutare caso per caso, è importante una RX intraorale prima per valutare la condizione di quel dente, ma anche dei denti che ci sono a fianco, e dopodiché l'estrazione risolve definitivamente questo problema. Ed è un problema abbastanza frequente e purtroppo abbastanza frequentemente non viene riconosciuto. Ne parlavamo tempo fa sul gruppo di questa situazione qui, ti ricordi che c'era, e poi alla fine sono rimasti quasi colpiti dal fatto che potesse essere un dente. Sì, è un dente, ripeto, non è la lacrimazione. Quella della lacrimazione, ne approfitto, mi ricollego, forse non tutti sanno che esiste un tubicino, un canale, va bene? È un canale naso-lacrimale, cioè mette in collegamento la palpebra, diciamo, dell'occhio, va bene? Cioè un tubicino che fa sì che le lacrime che vengono prodotte poi vengano attraverso questo condotto arrivate praticamente in gola e ingoiate, va bene? Quindi passano, hanno tutto un percorso. In alcuni casi questi canali, vabbè, è giusto per intenderci, per capire, è quel canalino, non quel canalino, quella sensazione, non quella sensazione, quella cosa che capita quando piangiamo. Cioè, quindi quando si piange il numero di lacrime, la quantità di lacrime aumenta e abbiamo necessità di soffiarci il naso. Vabbè, c'è una quantità di lacrime che anziché raggiungere la gola, vabbè, attraverso questo tubicino, essendo una quantità
diciamo, importante, va bene, chiaramente ce le troviamo nel naso e dobbiamo soffiare. Allora, questo tubicino può subire, durante il suo decorso, delle come dire, compressioni da parte di radici dentali. Quindi cosa ci ritroveremo? Ci troveremo un occhio che lacrima con una certa frequenza, o quantomeno non che lacrima, quei segni di lacrimazione intorno all'occhio che generalmente in questo caso sono monolaterali, perché molto spesso sono bilaterali. E quello ci deve far pensare, anche lì va messo in sedazione l'animale per cercare di stappare tramite uno spiccillo, diciamo, particolare, una sonda bottonuta, lo sbocco di questo tubicino, e poi chiaramente con delle radiografie va valutata la possibilità che uno di questi denti possa creare problemi per poi eventualmente fare l'estrazione. Insomma, anche quella è una patologia che è molto frequente nel coniglio, questa cosa più che nel cane, però è una cosa abbastanza frequente. Non è anche quella da sottovalutare, cioè ed è ben lontano dal, tra virgolette, pianeta denti, ecco, però anche quello c'è. Ecco. Per capire che il cane ha problema di denti, di pollettamento, straffinamento del muso. Sì, beh, certo, è chiaro che una per esempio molto spesso i denti diventano molto mobili, va bene, e arrivano quasi a staccarsi in bocca, quindi danno fastidio all'animale che continua a leccarsi, o in alcuni casi addirittura si interpongono alla masticazione, quindi non riescono a masticare bene, quindi quando si vede può avere scialorrea. Può avere scialorrea, è chiaro, quando la scialorrea può essere anche sporca di sangue, diciamo così. Quindi quando sono presenti queste situazioni, apriamo la bocca del cane, cerchiamo di capire se realmente all'interno, se nella bocca c'è qualche dente malmesso o qualche patologia strana. Tenete presente che la bocca può essere anche organo, al di là del discorso denti, quindi la parte delle gengive, di neoplasie. Quindi quando noi vediamo dei rigonfiamenti strani, delle un'ipersalivazione, il cane che ha fastidio, che cerca in qualche modo di rimuovere qualcosa con la zampa, eccetera, eccetera, sono tutti segnali che vanno presi in considerazione e che vanno valutati come non dico dei segnali d'allarme, però va approfondito un attimino la visione. Ecco, quindi una visita al veterinario ci toglie ogni dubbio, ecco. Quindi, ma la prima visita è in casa. Prima, scusami, ti ho parlato sopra e forse è sfuggito questo segnale. A volte ci può essere del sangue nella saliva, quindi è un segnale, spesso e volentieri, magari di piccole formazioni tumorali che si sono rotte, tipo le pulidi. A volte si trovano anche, per esempio, dei melanomi, si ritrovano con una certa facilità. In bocca c'è tanto, capito? Quindi purtroppo è una di quelle zone del corpo che è un bersaglio anche di tante neoplasie benigne, maligne, e quindi quando troviamo degli atteggiamenti strani vanno sempre valutati e presi bene in considerazione. Quindi ripeto, la prima esplorazione la può fare il proprietario alzando le labbra e cercando di aprire la bocca per valutare se c'è qualcosa di anomalo. E poi chiaramente il veterinario, qualora si trovasse qualcosa di strano, chiude la diagnosi e poi dà se c'è la possibilità di una terapia, che sia poi l'estrazione di un dente, o se ci sia una neoplasia da biopsare, o se c'è un problema di detartasi, eccetera, eccetera, quello lo vedrà il veterinario, chiaro. Ecco, una cosa che può essere un segno è il cane che magari va verso il cibo, fa per mordere e poi si ritrae. Poi ritrae perché ha dolore, perché è possibile, esatto, che ha dolore. Bisogna stare attenti. Molto spesso i denti vengono fratturati dall'abitudine che ha l'animale, per esempio, di acchiappiare pietre che vengono lanciate al volo dal proprietario, o la masticazione di ossa, o anche
La rete metallica, attaccarsi a una rete. La moschettura della rete metallica, la litigi tra di loro, cioè quindi un litigio può molto spesso causare dei traumi dentali importanti. E chiaramente bisogna sempre ricordare che i denti dei cani sono strutturalmente esattamente come i nostri. Quindi cosa significa? Che un dente spezzato fa male, va bene? Non è il cane lo manifesta in maniera diversa, in alcuni casi sembra quasi che non abbia dolore, ma un dente spezzato è come il nostro, va bene? Quindi immaginiamo di avere un dente spezzato e il dolore che possiamo provare. Lo stesso provano loro, quindi questo bisogna ricordarlo, perché molto spesso arrivano cani con denti, no, ma sì, non va bene, insomma, così. No. Quindi anche quella, l'abitudine di dare ossa al cane, che è, come dire, per altri versi può essere disastrosa, anche a livello dentale, cioè loro masticano, rompono, eccetera, eccetera, ma molto spesso si rompono, si fratturano proprio i denti, e sono fratture brutte che richiedono poi estrazioni. Altra domanda, il prognatismo si può correggere? Il prognatismo si può correggere qualora il prognatismo può in qualche modo causa problemi con la masticazione. Lì entriamo nel mondo delle malocclusioni, cioè entriamo poi anche in un discorso, ci andiamo a infilare in un ginepraio dal quale non si esce. Allora, il prognatismo si può correggere, cioè gli apparecchi ortodontici esistono, però generalmente vengono utilizzati esclusivamente nell'interesse della salute dell'animale. Cioè, se l'animale ha una cattiva occlusione, va bene, e ha necessità di riportare i denti alla norma, va bene. Dal punto di vista etico, dal punto di vista legale, correggere un prognatismo per portare l'animale in esposizione non è corretto, non è il massimo, anche perché dal punto di vista genetico noi correggiamo il difetto, ma dal punto di vista genetico resta, quindi quello bisogna valutarlo. Si può correggere, ma lì poi ci sono tante problematiche, ecco, cioè nel senso, entriamo poi in un campo specifico che non è quello generico, insomma, ecco, per intenderci. Torniamo alla, mi sa, alla proprietaria che ha il marito un po' birichino che usa la limetta e dice: i denti si consumano lasciando le palline da tennis a disposizione per i cani come i Doberman, che sono drogati di pallina, li droghiamo noi di pallina in realtà, attenzione. Le ho sostituite con apposite palle gappai, ma mi pare che si consumino comunque. Più due volte alla settimana il morso della manica, che non è proprio di seta. 10 anni sarà senza denti? No. No, ha dei denti consumati. È chiaro che allora, al posto della pallina da tennis, che ha la moquette, vabbè, non è moquette, ma insomma, giusto per capirci, quella moquette si riempie di sabbia e ha un'azione abrasiva sui denti straordinaria. Vabbè, ma è vero che molto spesso quei cani hanno i denti consumati, ma lì si forma una come dire, il dente va incontro a un processo di riduzione progressiva, ma non ha assolutamente, è un dente assolutamente sano, va bene. È chiaro che il cane che morde è la stessa cosa, cioè la manica è fortemente abrasiva. I denti, se sono consumati in questo modo, non succede assolutamente nulla. È chiaro che stiamo parlando di denti che vanno incontro nell'arco degli anni a un processo abrasivo costante, va bene. I denti restano, sono infissi, quindi si ha una riduzione della parte esterna, però sono denti perfettamente funzionali, e finché non c'è esposizione di polpa o che possono tranquillamente vivere. Poi è chiaro, saranno più corti, ma ci vivono tranquillamente, a meno che non si parli di denti strappati dalla manica, perché chiaramente con la manica allora il discorso è diverso, perché un dente strappato va estratto, va curato, ma insomma comunque è un discorso diverso. Il dente consumato non crea nessun tipo di problema, in linea di massima non crea nessun tipo di problema. Sì, dobbiamo distinguere quindi il consumo del dente con il fatto che il dente perde aderenza all'osso perché la gengiva è troppo ritratta, perché c'è un eccesso di taglio. Anche quello, certo, quello è un discorso diverso, perché lì si va a
rompere, diciamo che il dente sull'osso, cioè quindi ritorniamo al dente di prima, il dente viene tenuto dall'osso, però c'è tutto un sistema di, tra virgolette, guarnizioni che fa sì che qui all'interno non entri cibo, non entri sabbia, non entri nulla. Cioè, qui questo colletto che voi vedete è quasi, non quasi, è praticamente stagno, chiuso perfettamente, non entra nulla. Se lì si forma tartaro e si formano delle sacche, quello ring perde la sua funzione e lì cominciano i guai per il nostro dente. Ma il dente che si consuma piano piano dall'alto e che scende piano piano dando vita a quel dente con, si vede una specie di pallino oscuro, di macchiolina, quello non è assolutamente nulla, da non confondere con la carie. Vabbè, queste sono due cose completamente diverse, ma un veterinario che si occupa di denti riesce a riconoscere tranquillamente questa, la differenza che c'è fra la formazione di questo pallino, che poi altro non è che dentina, e una carie, per intenderci. Oh, parliamo, visto che non ci sono più domande, ne faccio io, me ne è venuta in mente un'altra: denti da latte e tartaro. Denti da latte si perdono tutti quando? Parliamo un po' di cuccioli, vediamo come... Diciamo che in linea di massima i denti da latte vengono persi, cioè gli incisivi si cominciano a perdere intorno ai 3 mesi grosso modo e completano intorno ai 5 mesi e mezzo, 6 mesi i canini, insomma, e in linea di massima sono quelle le fasi, cioè dai 3 ai 7 mesi. Poi è chiaro che ci sono delle variabili legate alla razza, perché chiaramente un chihuahua non è un alano, e quindi lì c'è chiaramente una leggera differenza, ma in linea massima sono quelli lì. I denti da latte, proprio perché vengono perduti, forse non è manco necessario pulirli con insistenza, però è quella la fase in cui bisognerebbe iniziare a pulirli per abituarli, è chiaro. Poi bisogna considerare anche un'altra cosa: molto spesso i denti da latte, soprattutto i canini, eccezionalmente anche gli incisivi, ma soprattutto i canini, non vengono persi, vabbè, per come dovrebbe succedere. Quelli purtroppo sono dei denti che hanno una radice abbastanza lunga e che può ostacolare l'eruzione del dente definitivo, andando a modificare anche l'assetto della bocca, perché chiaramente spinge, quindi ritornando alla nostra bocca, spinge praticamente il canino e non lo fa, io dico canino perché generalmente sono i canini, e non lo fa uscire regolarmente e in posizione corretta. Quindi, qualora ci fosse una situazione del genere, chiaramente va interpellato subito il veterinario per procedere all'estrazione. Altra domanda, buonasera, in merito alla lacrimazione del cane, gli shih tzu ne sono soggetti, essa dipende anche dall'alimentazione, perché ho notato che in base al cibo la lacrimazione cambia, è possibile oppure una coincidenza? La lacrimazione molto spesso è, come dire, la colorazione della lacrimazione, va bene, molto spesso è dettata dal cibo. È chiaro che bisogna capire qual è il cibo ideale per il proprio animale e andare ad agire di conseguenza. I shih tzu sono degli animali anche loro estremi, hanno praticamente gli occhi fuori, quindi hanno questa lacrimazione intensa che anche in presenza di un condotto naso lacrimale regolarmente funzionante, però purtroppo tendono a creare quella roba lì. Lì entriamo in un altro campo che non è quello dei denti, ecco. Però sì, il cibo che influisce, sì. Esatto. Di solito influisce perché se c'è un eccesso di scorie le tira fuori anche da lì. Anche da lì, è chiaro. Quindi è tutto un sistema. Poi ci possono essere varie condizioni. Altra domanda, può essere che si morsica le zampine per alleviare dolore alle gengive?
una domanda da $1 milioni, bisognerebbe capire quali altre condizioni ci sono. Perché molto spesso le zampine se le mordono per altre patologie che sono di tipo dermatologico, molto spesso, o come dire, legate ad allergie o atopie, altre cose, quindi no. Sì, spesso e volentieri ci sono molti colleghi che imputano, quando non sanno proprio più dove sbattere la testa, dicono si lecca o si morde per stress. In realtà sono condizioni molto rare nel cane, molto più frequenti nel gatto, mentre il leccamento per stress nel cane proprio deve essere proprio uno stress pazzesco. Normalmente ma poi hanno comunque una ben precisa collocazione sulla zampa, e poi soprattutto sono dei leccamenti diversi. Quei mordicchiamenti a quali si riferiva prima la domanda sono di altra origine, non legate ai denti, ecco. Oh, qua una bellissima domanda: vorrei sapere se abbiamo infezioni ai denti, cavalier king di 11 anni, che possono causare problemi di stomaco. Beh, diciamo che in linea di massima dobbiamo fare un piccolo passo indietro, ricordando che in una bocca non perfettamente pulita ci sono tonnellate di batteri. Va bene. Questi batteri possono chiaramente colonizzare qualsiasi distretto, quindi stiamo parlando di batteri che possono arrivare ai reni, batteri che possono arrivare al cuore, batteri che possono arrivare chiaramente e che arrivano anche allo stomaco. Va bene. In linea di massima i batteri subiscono una degradazione, vengono digeriti a livello dello stomaco, però è forte la tendenza a dire che questi batteri possono causare queste forme, diciamo, di gastrite. Bisognerebbe forse escludere anche tutte le altre forme di gastrite per capire un attimino se realmente queste gastriti sono di tipo batterico dato alla bocca oppure di altra origine. Però insomma, una bocca sporca può causare problemi da tutte le parti, ecco. Adesso una domanda che non ho capito: il cane adulto che mordicchia il piumone senza romperlo fa la macchinetta con i denti come quando si gratta il corpo, da cosa dipende? È un vizio o un sintomo di un fastidio? La macchinetta sarà quella cosa tatatata quando mordicchiano. Ah, ok. Penso, non lo so. E non lo so neanch'io. Non... senza romperlo. Confesso che non ho capito. Sì, penso che sia, sai, quando si grattano, quando sono le pulci, eccetera, ma non è un problema dentale, è un problema caratteriale, non penso che sia, poi magari gli darà piacere fare questa cosa, chissà per quale motivo, ma non credo che sia un problema. Sì, battono i denti, mi dicono, sì, ha aggiunto, sì, battono i denti, quando battono i denti così, no, quello lì è proprio una cosa che stanno usando, o sta assaporando un sapore, ecco, quando fanno quella però dice mordicchiando il piumone senza romperlo, capito? Come evidentemente sta sentendo qualche saporino buono. chissà cosa c'è nel piumone. La mia cagnolina la vedo di sgranocchiare spessissimo pezzi di legno, va bene per i denti? No, anche per legno, massimo, no. Ah, cioè lo fanno perché chiaramente, allora, tutto ciò che un bambino farebbe con le mani, va bene, i nostri cani lo fanno con i denti, va bene. Quindi date al nostro cane uno spazzolino o che cosa ne so, un timbro o un telefonino e lui sarà stuzzicadenti. Quindi non è che gli faccia bene, anche perché si crea lesioni alle gengive, punto. Questi frammenti vengono ingoiati, perché poi chiaramente li ingoia, e di conseguenza poi sarà il chirurgo a gestirsi l'emergenza legata dal fatto che chiaramente questi frammenti possono andare a creare delle perforazioni gastriche o intestinali, ecco. Quindi decisamente no, cioè non date un pezzo di legno al cane per passare il tempo, ecco. Cioè, esistono dei giocattoli molto più intelligenti e meno dannosi, ecco, per l'animale, ecco. Ecco, allora le domande per adesso sono terminate. Tu hai qualche cos'altro da raccontarci di interessante, Paolo, oltre a quello che hai già detto, che è stato fantastico? Il,
Diciamo che io amo dire che la salute dei nostri animali parte dalla bocca, cioè una bocca in buone condizioni evita all'animale un sacco di problemi. Tutto sommato non è, il guaio qual è? Che molto spesso questa viene sottovalutata, cioè diamo molta più, in generale, molta più importanza al vestitino con la minigonna e col fiocchettino che costa probabilmente il triplo di una pulizia dei denti, e i denti vengono, diciamo, sottovalutati, la bocca viene sottovalutata. Quindi dare un'occhiatina alla bocca e rendersi conto che c'è un problema può risolvere diversi problemi, o quantomeno può prevenire diversi problemi. Quindi una prevenzione, un po' come succede per noi, è importantissima, è importantissima. Pensate che nell'uomo, scusami, ti interrompo solo un secondo, nell'uomo, così come anche nel cane, una delle cause di ictus e di patologie cardiache è l'eccesso di tartaro. Sì. Perché i batteri riescono a migrare talmente tanto da andare addirittura a infilarsi nel cuore, dare delle miocarditi anche fulminanti, insomma dei problemi veramente importanti, quindi non sottovalutiamo. Ma teniamo anche presente un'altra cosa, che una delle quando viene fatto un trapianto in umana, molto spesso tutti i denti che, insomma, sono così così, vengono estratti. Perché? Perché chiaramente dai denti potrebbero partire questi treni di batteri che possono andare a colonizzare e andare a rovinare un lavoro che dovrebbe salvare la vita alla persona. I denti purtroppo, ripeto, hanno un compito ben preciso, va bene, nell'animale così come anche nell'uomo. E paradossalmente, ormai nell'animale domestico, il nostro animale, tranne l'animale che lavora, non dico che si potrebbe fare a meno dei denti, perché alla fine l'utilizzo che ne fa l'animale non è quello di masticazione, non è quello dell'apprensione. Quindi in teoria un animale che arriva a fare una detartrasi e vengono fatte le estrazioni e vengono tolti parecchi denti, va bene, o se non addirittura tantissimi denti, se non tutti, così come succede per alcune patologie dei gatti, non è una cosa che deve spaventarvi. Cioè, molto spesso ma se si muove lo lasci il dente? No, se si muove va tolto, perché è un portone di ingresso a mille patologie. Quindi non spaventatevi se il cane dopo una detartrasi viene restituito, non dico senza denti, ma con qualche dente in meno, perché è solo ed esclusivamente nell'interesse dell'animale stesso. Quindi Abbiamo un paio di domande. Allora, questo evidentemente è arrivato tardi. Siccome do da mangiare ai miei cani crocchette con umido e noto che si formano sui denti del tartaro, cosa mi consigliate di prendere? Dentastix oppure usare lo spazzolino? Abbiamo detto lo spazzolino, Dentastix non va bene, l'abbiamo detto prima. Aggiungo che mischiare umido e secco è sempre una pessima idea. Ma questo è un altro discorso. Comunque sia, Francesco Mangione, ho visto prima la diretta, ne abbiamo già parlato prima. Poi abbiamo altre domande. Allora, una persona aggiunge che da oggi glielo tolgo e si riferiva al legno. Molto bene. Buonasera. Quando un barbone toy ha carenza nei denti di P1 o P2, trasmette alla prova la stessa carenza? Forse non è una carenza, cioè proprio una genesia dei denti. Generalmente sono delle cose ereditarie, e tant'è vero che in esposizione una delle prime cose che vengono verificati sono i denti e i testicoli nel muso, perché la mancanza di un premolare è importante, quindi chiaramente è un qualcosa che viene trasmesso. Ah, dimenticavo di dire una cosa. Esistono, fermo restando che, insomma, servono solo, sono un po' come i dentastick, secondo me, i dentifrici per i cani, va bene, che non,
non hanno l'azione di rinfrescare l'alito, ecco, ma come più o meno diciamo sono i nostri, cioè i nostri hanno dei disinfettanti, tutto quello che vogliamo, però sostanzialmente sono quasi tutti con forte sapore di menta per rinfrescare l'alito. Nel caso dei dentifrici per animali, questo discorso di spazio di dentifrici per animali, questo discorso non è così, ma sono dei prodotti aromatizzati, per esempio alla carne, che però l'animale ingoia, attenzione, quindi io non sono molto favorevole all'utilizzo di queste cose, ecco, preferisco uno spazzolino semplice e basta. Ecco, infatti dice, sullo spazzolino cosa si può mettere di appetibile, lecito e non dannoso, perché senza nulla è difficile pulirli 3 volte a settimana. Ma si può mettere, per esempio, senza esagerare, 3 volte alla settimana è il massimo. Si può mettere qualcosa che l'animale gradisce, può essere per esempio un goccio di miele, va bene, che ha un'azione antisettica, disinfettante e che chiaramente, insomma, aiuta un attimino in questo modo. Ma io dico miele come qualsiasi altro prodotto. È chiaro che l'azione dello spazzolino deve essere quella di rimuovere la placca e non dovremmo aggiungerne dell'altra con alimenti, quindi il premietto dopo la spazzolatura no. E non è facile, lo capisco, però è una come dire, dovrebbe rientrare nella normale abitudine, un po' come la spazzolatura, la spazzo e pulisco i denti, ecco, quello è il discorso. Ecco. È semplicissimo, un colluttore naturale, allora esiste eventualmente un colluttore naturale da somministrare nel caso non si riesca a utilizzare lo spazzolino, tipo gel d'aloe o altro. Charlie ha 2 anni e viene dal canile adottato da poco, non è abituato. Sì, non esiste un colluttorio chiaramente, ma esistono dei prodotti, sono gel odontostomatologici che vengono utilizzati per esempio dopo le pulizie o dopo le estrazioni, perché hanno un'azione antisettica e decongestionante, diciamo così. Ma da soli non rimuovono la placca va rimossa, c'è poco da fare, quindi il gel non la rimuove, viene utilizzata per esempio se dopo la pulizia con lo spazzolino, la spazzolatura, ci rendiamo conto o a prescindere che abbiamo esagerato, va bene, allora a quel punto magari un leggero film di questi gel può essere utile, ma non come sostituto dello spazzolino, non risolve. Alla stessa identica maniera, a quel punto, dagli un pezzo di finocchio o una carota, una zucchina, cruda, certo. E ha la stessa funzione, perché comunque la fibra ti alza il pH, perché comunque il pH acido in bocca è quello che crea la condizione favorente alla creazione dei batteri, ti alza il pH e oltretutto ha un'animazione pulente e rinfrescante. Certo, decisamente meglio. Esatto. Allora, dottoressa, io ho un Rottweiler che mangia i pezzettini di terra che si formano quando piove, io lo sgrido ma non ascolta, mi chiedo se è un problema di denti. No, è un divertimento, no, perché la terra puzza di bagnato buono, ha un puzzino buono e quindi gli piace. Un cioccolatino e di conseguenza lo mangia, quindi non... Esatto. Ciao carissimi, arrivo in ritardo, non so chi sei, non è un problema. Ottimo, metterò il miele, va bene. Quante volte posso lavare i denti ai miei cani? Tutte le volte che riesci. Le volte che vuoi, tutte. Più le lavi, meglio è, diciamo così. Esattamente. Ah, la Erika, è Erika Giustetto che è arrivata in ritardo. La nostra super fisioterapista. Fanciulli, essendo quasi le 10, è anche suonato il campanile qua a mio fianco, cioè il pendolo che dice che sono le 10, se non ci sono altre domande, no, aspetta che c'è un'altra domanda, la placca ove è già lì da tempo, si riesce a togliere con lo spazzolino oppure serve fare dei cartrasi? Quella che tu dici, la placca che è lì da tempo, non è altro che tartaro, quindi è placca che nel tempo si è mineralizzata. E con lo spazzolino non la togli. Ripeto, noi usiamo molto spesso delle pinze, va bene, per rimuovere i frammenti grossi, cioè il grosso lo togliamo con delle pinze, quindi immagina con lo spazzolino, non riesci mai. Il mio chihuahua non ama farsi lavare i denti, quindi ogni volta che ci provo non lo
faccio in maniera efficiente, però cerco di farlo tutte le sere. Vabbè, è già qualche cosa. Quindi... va benissimo, cioè l'intenzione. Poi magari piano piano col tempo si abituerà, ripeto, magari mettendo qualcosa tipo un goccino di miele, potrebbe la garza sul dito, può essere, ma la garza sul dito non è altro che questi ditali, ecco, cioè, ma va benissimo la garza sul dito, cioè va bene anche quella. Esatto, il veterinario fa la pulizia dei denti, sì, l'abbiamo spiegato all'inizio, e deve assolutamente fare anche la lucidatura in modo che non ci sia più la possibilità di far aggrappare anche altri batteri, o meglio che rallenti la crescita. Esatto, l'aggrappaggio di altra placca, chiaro, sì. Perfetto. Avete vinto su De André, alla grande. Non avevamo dubbi, guarda. Sono andato al parrucchiere apposta, quindi appunto, vedi? Allora, io invito tutti coloro che non ci possono seguire in diretta, ma che poi ci seguono su YouTube, di iscriversi al nostro gruppo, perché più siamo e meglio siamo, e meglio stiamo, e ovviamente il gruppo è questo, io lo faccio vedere. In modo che avete la possibilità di iscrivervi, iscrivetevi anche al mio canale YouTube, così almeno avete la possibilità di vedere tante cose. Seguite il dottor Paolo Ferro, perché è un super mega veterinario, io ve lo dico, è adorato dai suoi pazienti, perché veramente non ve lo posso dire, non ve lo sto a dire. Io la pago per queste cose. No, non mi paga assolutamente, siamo diventati amici perché lui è troppo bravo, come medico è veramente super. Ultima domanda. Il tartaro provoca la litosi, sì, tantissimo, una litosi alla grande, ti fa diventare biondo. Lui è diventato. Magari, magari, magari. E quindi, ragazzi, assolutamente sì. Potete rivedere la diretta se ve la siete persa, sia all'interno del gruppo, e poi quando la riedito sul nostro canale YouTube la potrete rivedere ancora sul mio canale. Quindi io ringrazio tantissimo Paolo Ferro che Io ringrazio te e voi tutti per l'attenzione. Assolutamente, siete stati in tantissime. Se stessi a Roma, ma tanto a Roma ci passi, se no tu vai in Sardegna, fai una capatina in Sardegna, chi sei? E anche Se un stessi a Roma. cosa, ne approfitti, via. Esatto, vieni in Sardegna, che è un posto bellissimo, è un ambulatorio bellissimo, c'è anche una figlia che è simpaticissima, lo aiuta sempre in ambulatorio, nonostante sia piccolina. E quindi è di famiglia, tutto a posto. Vi ringraziamo tutti quanti e vi salutiamo e vi mandiamo buon spray peluche da tutti e baci stellari, visto che siamo in Sardegna, baci stellari. Ciao Ciao, ragazzi. ciao. Ciao.